Ciao ragazzi, come state? Oggi parliamo di come si può plastificare gli stickers. Allora, come quasi per ogni cosa, ci sono diversi metodi. Ci sono i metodi casarecci, diciamo, che tutti possono fare, o metodi un pochino più particolari. Ora cercherò di spiegarvi i diversi metodi. Allora, intanto partiamo dagli stickers. Come sapete, ci sono diverse tipologie di stickers. Allora, vi faccio vedere direttamente così partiamo subito. Allora, abbiamo questi che sono degli stickers già plastificati. Quindi, per le creazioni in resina, basta posizionarlo ed è a posto. Sono un pochino più particolari rispetto a quelli un pochino più grossi perché questi tendono a, come dire, ricurvarsi un pochettino. Poi lo vedrete appunto nelle creazioni che farò. Però questi, diciamo, tendenzialmente non serve plastificarli. Poi, se volete plastificarli per dargli un attimino più di sostegno, più di rigidità, in modo tale che non si inarchino durante la, diciamo, durante la lavorazione della resina, potete benissimo farlo. E questi sono degli stickers. Poi io ne ho messi qualcuno qua. Allora, vediamo. Abbiamo degli stickers di carta, che sono questi. Qua, classici stickers, diverse fantasie, ne ho prese un po' a caso. Che questi allora vanno assolutamente plastificati perché la resina, se no, li mangia praticamente. Io avevo già fatto qualche stickers già plastificato, vedete questo di Molang, così con i gatti, un altro di Molang, altri gatti. Questi qua li ho tutti plastificati con la plastificatrice a caldo e poi ritagliati. Allora, vi mostro i diversi metodi. Allora, quello che potete fare tutte voi a casa è utilizzare lo scotch. Semplicemente, allora, intanto vi sposto questi, prendiamo uno stickers. Allora, vediamo quale posso prendere. Ecco, prendo questo qua con Molang. Allora, ecco qui. Allora, aspettate che taglio un pezzo. Ecco, già cominciamo a rovinare le cose. Allora, tagliamo questo, lo mettete, potete metterlo anche un po' così sul piano di lavoro, così sta ben dritto. Poi tirate, staccate l'altro pezzo, ecco qui, e mettiamo l'adesivo. Allora, vi abbasso un attimo. Allora, qua abbiamo il pezzo di scotch. Mettiamo l'adesivo. Se volete potete anche, allora, se è un pezzo di carta che avete stampato con la stampante, basta appoggiarlo. Questo qua è un adesivo, quindi vabbè, gli tolgo la parte anche se non era necessario. Lo voglio mettere a faccia in giù perché lì era un po' rovinato e poi semplicemente chiudete lo scotch. Ecco qua. Tagliate le parti in eccesso, mi raccomando, non troppo vicino al bordo perché sennò diciamo, la resina entra, quindi lasciate un po' di margine. Basta poco poco, sì, non serve tanto. Se volete potete dargli un po', no, scusate, un po' di acquaforma. E questo è plastificato, quindi è pronto per essere utilizzato nella resina. Quindi, diciamo, questo è il metodo che potete fare tutti a casa tranquillamente.
Poi vediamo altri metodi. Allora, passiamo a quello con la plastificatrice. Io ho trovato questa plastificatrice qua della United Office alla Lidl. Ops, scusate un attimo, si è smontata tutta. Allora, questa è sia plastificatrice, ma anche questa che è una taglierina. Allora, io mi trovo benissimo con questa, veramente fantastica. Taglia molto bene. Vedete, aprite e taglia tranquillamente. Poi si aggancia a dei ganci qua dietro. Ecco qua. Si tirano su le levette in modo tale da appoggiare il foglio. Scusate che sposto un po' gli stickers, se no qua è tutto un macello. Ecco qui. E poi questa plastificatrice si può lavorare sia a freddo che a caldo. Allora, i fogli per plastificatore che ho acquistato alla Lidl, io ho acquistato questo pacco da 120 pezzi. Sono 40 in formato A5 e 80 in formato 10x15. Quindi sono 40 per, diciamo, mettono per documenti e le altre per foto. Sono adatti un po' a tutto, però questi sono specifici per plastificare a caldo, quindi in modo tale che la plastica poi man mano si sciolga. Ogni foglio che voi acquistate poi ha delle specifiche. Ad esempio, in questo caso, vediamo nell'italiano, vi faccio vedere, vi alzo un attimino la videocamera così riuscite a vedere anche voi. Ecco qua, allora, lo spessore del foglio è per gli 80 micron. Plastificare a caldo, adatto a tutti i tipi di plastificatrice d'uso comune, quindi anche se avete altre plastificatrici potete tranquillamente utilizzarlo. Qua dice appunto di porre i modelli nella pellicola di involucro, inserire l'involucro di plastica con la parte chiusa davanti e poi estrarre i fogli dalla plastificatrice. Allora, alla Lidl quando le vendevano, vendevano questo pacco e poi anche un formato A3, quindi immaginate bello grande, perché questa plastificatrice può plastificare anche i fogli A3, quindi è fantastica, insomma, io mi trovo veramente molto bene, l'ho pagata mi pare sui 20 euro, quindi se esce di nuovo, perché sicuramente uscirà di nuovo, ve la straconsiglio. Allora, nella plastificatrice, come vedete, allora abbiamo qua l'ABS off, perché se succede qualcosa potete spegnerla in qualsiasi momento. Abbiamo gli 80 micron, che sono quelli che ci servono a noi, e poi anche i 125. Ogni foglio ha il suo. Quindi adesso io la accendo a 80, così intanto inizia a scaldarsi. Mentre vi faccio vedere come mettiamo gli stickers all'interno dei fogli, appunto. Allora, vedete, questo è il formato, quello per le foto. E io voglio usare un foglio di questi in formato A5, perché così metterò tutti gli stickers insieme e poi andrò a tagliare. Allora, il foglio è composto da queste due parti. Allora, vedete, sono due parti attaccate. Basta allora appoggiare una parte così e iniziare a mettere gli stickers. Allora, vediamo un attimino. Questi, visto che sono proprio stickers, non li ho stampati, li vado a mettere proprio attaccati. Allora, ricordatevi sempre di lasciare un po' di spazio nel laterale, perché se no non riusciamo poi a tagliare per bene, insomma, una volta che il lavoro di assemblaggio, diciamo, è stato fatto. Allora,
visto che ho finito tutti gli stickers che avevo preparato, ne aggiungo anche di questi. Vediamo. Ecco qua, aggiungo la ballerina. Ok. Adesso, come vedete, la luce si è accesa, quella verde, quindi vuol dire che la plastificatrice è pronta. Allora, adesso chiudiamo premendo bene. E ora vi faccio vedere come funziona. Allora, bisogna metterla, come appunto dicevamo prima, con la parte chiusa in basso. Allora, mettiamo a posto, ci sono appunto quelli per tenere fermo il foglio e poi lasciamo semplicemente andare. Faccio vedere. Vedete? La plastificatrice prende il foglio da sola e riesce da questa parte. Ed ecco fatto, adesso vedete è un po' ondulata. Io una volta finito lascio leggermente raffreddare e poi li metto sotto a dei libri in modo tale che si proprio appiattisca completamente. Quindi questo è un modo, io lo trovo fantastico ragazzi perché intanto spegniamola perché con questo modo si può plastificare qualsiasi cosa. E ad esempio, io mi sono fatta anche i divisori per l'agenda in questo modo. Io sapete che ho l'agenda in formato A5 ed è veramente comodissimo. Veramente, guardate, se ritorno l'offerta alla Lidl, ve la straconsiglio perché è super fantastica e appunto costa anche poco, quindi è ottima. Poi, allora, non abbiamo solo questo metodo. Allora, sposto un attimo la plastificatrice così vi faccio vedere un altro metodo ancora. Vediamo. Vi serviranno comunque questi fogli. Mi sembra che siano di acetato, non sono sicura, non mi ricordo il termine esatto. Allora, in questo caso magari uso uno di questi piccoli giusto per farvi vedere la prova. Allora, alcuni usano la piastra per capelli. Quindi accendiamo la piastra, mettiamo all'interno un'immagine. Quindi facciamo lo stesso procedimento di prima. Allora, adesso prendo queste figurine. Intanto la piastra è pronta. La piastra è pronta. Allora, prendo questa figurina che è di quelle speciali della serie degli Amici Cucciolotti. Questa molto carina con questo gatto. Poi chiudiamo. Quindi viene così. Ora prendiamo un foglio di carta e con la piastra andiamo a piastrare il foglio.
Allora, vi dico che non l'ho mai fatto con la piastra per capelli, quindi sarà una novità anche per me. No, ho piastrato troppo. Mannaggia, peccato. Allora, a parte questo, il resto è andato pressoché bene. Quindi, bisogna stare un po' attenti. Non piastrare troppo. Quasi è proprio sciolto, peccato. Però insomma, questi sono salvati. Quindi diciamo, se state attenti, potete comunque utilizzare anche la piastra per i capelli. Poi basta ritagliare. E vedete che non si apre, quindi è proprio diventato un foglio di plastica. Ritagliate come volete, mi raccomando, non al limite, lasciate sempre uno o due, almeno magari 2 mm, 2 o 3 mm di spessore, in modo tale che non si apra poi mentre magari la mettete nella resina. Questo è un altro modo. Ce n'è un altro che, vabbè, ora non vi mostro, ve lo dico a voce, che è quello di utilizzare il ferro da stiro, che è un po' la stessa cosa della piastra. Quindi in conclusione avete la modalità dello scotch, poi abbiamo la plastificatrice, abbiamo la piastra per capelli e il ferro da stiro. Quindi diciamo le modalità sono svariate. L'unica spesa che dovete, tra virgolette, fare è di comprare questi fogli che, appunto, come dicevo, alla Lidl non costano tanto, costano poco, non mi ricordo, meno di 5 euro mi sembra comunque proprio, e ce ne sono 120, quindi riuscite a fare stickers a vita se volete fare solo gli stickers, però sapete che potete plastificare delle tovagliette, potete plastificare dei fogli, fare appunto dei divisori per l'agenda, insomma avete svariate possibilità. Spero che questo video vi sia piaciuto. Il prossimo video che farò appunto sarà utilizzando gli stickers che abbiamo fatto insieme, per vedere appunto come fare anche le creazioni con gli stickers, quindi proprio faremo il procedimento insieme. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi raccomando, mettete tanti like, iscrivetevi al canale e vi mando tanti grossi bacioni. Ciao ciao!